Come? No, aspetta, no. No, mi stanno buttando fuori. Non ci posso credere, dai. Guarda che roba. Mi mandano offline. Sdeghe, deghe, deghe. Che bello. Questo è un tipico esempio di partita. Ah, bello. Mi è piaciuto. Un attacco. Perché un attacco? Stanno provando a mandarmi offline. E ci stanno anche riuscendo. Guarda, è fisso. E tanto questa è andata. Xina Town. Ma sei rimasto solo tu, cosa faccio? Cosa? Dimmi cosa faccio. Abbiamo perso il round, ma non è Cioè, finita. Preparatevi. tu dimmi se si può giocare una partita così. Ah, veramente senza parole, dai. Guarda, non quitto perché. Cerca e distruggi. Bello mandarmi offline, cioè veramente. RCXD nemico nella Z8. Dimostra quanta. Ok, effettivamente adesso mi hanno mandato offline. Bello! Grandissimi! Siete veramente delle persone grandi! Così si gioca a Lega, mandando offline le altre persone! Sdagadà. Eccoci qui, tornati. Dopo la brutta esperienza di prima, cercheremo questa volta di farci valere come si deve. Allora, vediamo. Visto che siamo dal lato brutto, direi di imporre subito la nostra supremazia. Se i miei compagni riescono a connettersi, ok, sì. Conquistato il Comunque, gruppo. siamo contro un full team. Lo sputo Samos, mi sa che questi li ho tipo già incontrati forse. Non ne ho idea, I don't remember correctly. Sospeso. Senza colpi. Comunque uno è lì. Ok. Forse è meglio che mi metto qualcosa di più fruibile Stordente lanciata. per correre in giro e andarli a Stordente uccidere, lanciata. perché così. Abbiamo la bandiera nemica. La nostra bandiera è stata presa. Bandiera nella nostra Ok, segui. sembrano abbastanza. They don't know what to do. Quindi. Ovviamente, col fucile a pompa mi uccidi. Allora, questa partita dovrebbe essere pretty simple da vincere. Però comunque ci impegniamo perché non fa mai male. Un po' di competizione sana. Stordente Dai. lanciata. Io mi sono flashato malissimo lì. E invece no, non stava qualcuno. La Quello non si bandiera sa da dove nemica. passa. Cioè, più che altro se sa, ma nessuno lo ferma. Lo fermo io adesso. Ah no, è andato dritto. No, vabbè, se ci catturano la bandiera, veramente metta Alla ride. base. Nostra bandiera è aperta. Gran giocata. Non l'hanno catturata, non si sa per quanto. Allora, metto sto scaracca silenziato e cominciamo a fare i figli di puttana qui. Altra Attenzione, AMP lì. BNP. Teoricamente ci spawnano. Ma i miei alleati stanno pushando in una maniera. Oh, non ti dico quanto cazzo RCXD. stanno a pushare. Stanno pushando veramente troppo. E rischiano di girare lo spawn. Allora, controlliamo che non sono spawnati da garage. No. I nemici hanno la nostra bandiera.
infatti stanno a spawnare da noi. Ok, quello è venuto da garage. Ora vi faccio vedere lo spot, che è questo. Vedete? Bella rete. Lì ce n'è uno. Arma scarica, un attimo. La nostra bandiera. Procediamo verso altri vizi. Copriamo un attimo blu. Nemico eliminato. Pensava che ne avevo visto. Ricarico. Vediamo se spawnano da garage. No, pare di no. Quindi dai, andiamo on the dot. Questo l'ho preso. Dovrei andare forse a pushare lo spawn. No, ce n'è uno da di là però. Vai alleato, fatte valere. Oh, questo purifier. Super Fire sono le Strictly. Pensavo si era rimessa all'angolo, invece no. Ah! Se avessi avuto distrezza quella kill era fatta. Ma non fa niente. Volendo lo potrei fermare, però vorrei evitare di usare le streak subito, perché siamo dal lato malvagio, quindi se anche pareggiamo non è un grave danno. Ok, questa, mi prendo la responsabilità di questa cattura da parte dei nemici. Tu dov'hai? Tu dov'hai? Tu a dov'hai? Abbiamo catturato la bandiera nemica. Tu dov'hai? Tu dov'hai? Sono leggermente scatenato lì, un attimo. 16-4, primo round. Lo sputo Samos. Ah, mi sa che questi l'ho già incontrati davvero. Ma ci sta... Ma lol. Ma è... Mi sa ci sta pure il video su YouTube dello sputo Samos. Ma vaffanculo. Lo sputo Samos, ritornano per la terza stagione, episodio 3. A mettere la N. E adesso toccherà spawn tra power. Visto che siamo abbastanza vicini a sovrascrivere le streak, direi che mossa sacchita un attimo qui per vedere. È arrivata una granata e io ovviamente ce l'ho tipo sopra, quindi buono. Allora, mi fermo un attimo. Cristo, mi aveva seguito. La nostra bandiera è stata presa. Va bene, va bene. La nostra bandiera è... Ai lunghi valeo. Ok, lì c'è quello che ferma lo spawn. Su, muoviti! Però lo hanno trucidato, quindi adesso questo spunta sicuro, guarda. Fisso, fisso che spunta. Invece lì... No, ok, ci ho capito un cazzo. Sono spawnati in 20 punti diversi. Comunque, se vi fate... state facendo qualche domanda su... Guardate la classe di questo. Antischegge, sciacallo, maschera tattica. Giusto per farvi capire l'inutilità di questi accessori, cioè di queste specialità in Lega. Prego, me, vedevi spiegare... Mi devi spiegare perché è sdegade. Voi ne ho sentito passare uno? No. Mi sono flashato malissimo. Sta arrivando un elicottero stealth per noi. Come te sei fatto uccide male? Vediamo se spawnano lì. No. Non la fa. Eccolo. Zegadega. Sì, però non vi fate uccidere tutti, cioè così non c'è gusto. R5
Daga daga. Aspetta, fammi lanciare un attimo sto fulmineo qui. Non muoio. Sono un ritardato! Daga daga daga. Daga daga daga. Mi sono lanciato in bocca il fulmineo. Vabbè, fammi lanciare questo. Evacua! Ce n'è uno che viene da me. Alleato, si televita dietro, non fai il sordo del danno. Ed eccolo già, il Rich Quit. C'è un altro elicottero stealth per lui, sicuro. Eccolo già, il Rich Quit. Un'altra kill fantastica. Bango che ha abbandonato. Prefire lezzissimo, che so che spawnerà lì. Invece no, è spawnato da là. Resa nemica fra 20 secondi. Teghe teghe teghe. Teghe teghe teghe. Teghe teghe teghe. E qui c'è stato poco da fare. Andiamo a prendere anche la bandiera. Perché qui teghe. Un risultato incoraggiante. Un 39 piazzato là. Sdegate. Proprio a di vedemo che demo fa. Se magari avessi evitato di failare quel, come si suol dire, quell'elicottero stealth mandandomi il fulmineo in fascia, sarebbe potuta essere una partita devastante. Ma noi ci accontentiamo, perché un 39 così, neanche a partita finita, poteva essere veramente qualcosa di peggio. Ma noi non ci demoralizziamo. Comunque, quello che avete visto a inizio video era come se arriva in Lega Master, un easy tutorial su come guadagnare punti e arrivare facilmente in Lega Master. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci sono stati dei pezzi pazzeschi. Sono andato dentro un paio di volte e ho fatto sdega dega dega, ho acchittato un paio di ragli lì sul cornicione de Slums. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se non lo siete ancora. E noi ci si becca al prossimo episodio. Bella!